Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti, come di consueto, al nostro appuntamento ufficiale del mercoledì sera nel nostro salotto di Limbicarche. Io sono sempre molto contenta di, diciamo, condurre questo salotto che sta sempre più diventando di grandissimo valore, con ospiti altrettanto di valore. E stasera sentirete parlare una persona che comunque già molti di voi già la conoscano, che è Maria Mangiacasale, che no, essendo appunto non solo un'operatrice olistica, ma anche esperta di quantistica veramente da tantissimi anni. E stasera sarà lei la nostra professionista a condurre e a parlare dell'argomento che tratteremo stasera. E poi eventualmente appunto prima è importante fare una brevissima prefazione su quello che andremo a trattare, cioè su non solo dell'argomento, ma più che altro su che cos'è questo meraviglioso nuovo mondo di Limbicarche, che è qui per la prima volta. Consiglio di ringraziare la persona che vi ha invitato perché veramente vi ha fatto un grande regalo stasera, quindi rimanete incollati per un'ora, sentirete poi parlare quasi alla fine due persone con due esperienze veramente incredibili e quindi vi consiglio di ascoltare, di rimanere fino alla fine. Allora, innanzitutto vado a condividere il mio schermo e andiamo direttamente a parlare di che cosa appunto tratteremo stasera. Allora, che esattamente qua, che cosa è successo? Scusatemi. Ecco qua, perfetto. Allora, parleremo di Limbicarche. Allora, Limbicarche è diciamo la chiamo una rivoluzione ormai che sta impattando nel miglioramento del benessere delle persone oramai da qualche anno nel mondo, in Italia da circa un anno e mezzo. Io ne sono venuta a conoscenza a gennaio del 2022, quindi sono già 9 mesi che utilizzo questo straordinario strumento che mi ha dato veramente dei grandi, grandi benefici, soprattutto appunto per la mia emicrania, che è stata, diciamo, il risultato più efficace su di me per quanto riguarda appunto questo strumento. Quindi parleremo di uno strumento che sta aiutando tante persone a migliorare la nostra qualità di vita. Per cui parleremo proprio del benessere in generale, che attualmente è a rischio notevolmente. I motivi principali, come sappiamo tutti, sono la vita sedentaria, lo stress di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, l'alimentazione, i nostri, diciamo, i nutrienti purtroppo non, il nostro organismo non li assorbe più come una volta, e quindi da lì la causa di tantissime situazioni patologiche, anche di sintomatologie che avvengono proprio da come alimentarsi attualmente con i vari pesticidi. La nicotina, l'alcol, quindi il fumo, medicinali, farmaci, i 5G, le radiazioni, le polveri sottili. Infatti, stasera sentirete parlare anche di una cosa incredibile che fa parte del programma di questo straordinario strumento che si chiama Imponderabili, perché vanno a lavorare proprio sulla protezione, su creare una barriera contro contro l'inquinamento elettromagnetico, in particolare il 5G e il 4G. Quindi creando che cosa? Un'infiammazione cronica, ovviamente, per non parlare poi anche delle emozioni negative, che sono quelle che solitamente fanno scatenare il tutto. Quindi uno dei leader di questo mercato, perché stasera parleremo appunto di benessere quantistico, di medicina quantistica, è il dottor Cook. Lui è specializzato nello sviluppo di tecnologie che integrano la medicina orientale e occidentale, e ha inventato e migliorato tantissimi applicazioni e dispositivi di hardware e software che sono stati utilizzati nel mondo
da migliaia e migliaia di operatori sanitari. Lui, tra l'altro, è l'artefice di un'azienda che si chiama Zaito, che crea dispositivi negli ospedali di tutto il mondo e che attraverso questi dispositivi di fisica quantistica le persone possono tranquillamente utilizzare e avere dei benefici incredibili per la propria salute. Quindi ha più di 35 anni di esperienza ed è proprio il pioniere dell'industria del wellness alternativo. Diciamo che per noi è una persona incredibile che tra l'altro ci verrà a conoscere, comunque verrà in Italia alla fine di gennaio e quindi noi saremo veramente ben lieti di poterlo ospitare e quindi lo potrete eventualmente per chi vorrà conoscere dal vivo. Il dottor Cook quindi è riuscito a fare cosa? A portare proprio la fisica quantistica nelle mani di tutti, di tutte le famiglie, quindi alla portata di tutti, perché fino a qualche anno fa era un settore molto di nicchia e molto anche costoso questo tipo di, diciamo di argomento, soprattutto perché prima di tutto in Italia è sempre stato molto complicato utilizzare la fisica quantistica, però ecco come caratteristiche. Erano dei dispositivi, ma lo sono tuttora anche nel mondo dove ci si deve recare comunque in uno studio, in un ambulatorio e pagare anche molti soldi. Invece il dottor Cook, tramite il nostro smart form, tramite un software che è stato creato da lui e brevettato, ha permesso di accedere a tutta la famiglia a un prezzo veramente accessibilissimo per tutti e poter usufruire di questo fantastico strumento di benessere. Il dottor Cook ha creato quindi l'Invitark, che è un sistema basato su fondamenti appunto di energia quantistica ed è personalizzabile come un vestito su misura. Quindi è uno straordinario strumento che aiuta il corpo a raggiungere il livello ottimale del proprio benessere, quindi a riarmonizzare e riequilibrare praticamente tutto il nostro organismo. La premessa che facciamo è che non cura, non fa diagnosi e non sostituisce cure mediche. Però tuttavia ovviamente può davvero aiutare a migliorare il nostro benessere fisico, mentale ed emozionale. Allora, adesso io esco da qua e vi faccio vedere una cosa. Introduciamo praticamente un breve video che è stato creato da Marco Moretto e che comunque noi ringraziamo di avercelo consegnato e ovviamente anche da Gero poterlo eventualmente produrre, perché questo brevissimo video ha la possibilità di far capire a cartone animato come è semplice comprendere l'Invitark. Allora, vediamo se riesco perché la mia tecnologia non è proprio al massimo. Parte da qua. Ok, ci siamo. Dura 7 minuti, quindi ce lo vediamo con calma. Vediamo se parte. Ho fatto le prove prima, partiva. Il bello della diretta. Non capisco perché non parte. Gero, tu hai modo di metterlo il video? Sì, vai, ma metto io, vai. Grazie. Non so perché non mi parte. Ho fatto la prova prima, per cui allora torno, interrompo condivisione e lo metti tu. Grazie. Ciao, io sono Limbico e ti accompagno alla scoperta di Limbicark. Il nostro universo è energia e la scienza lo ha accertato. Ricordi E uguale mc al quadrato? Anche la materia fisica è composta da pura energia e si differenzia in base alla frequenza in cui vibra e dalle informazioni che trasporta.
Queste interazioni energetiche avvengono all'interno dell'atomo a livello subatomico, indicato come meccanica quantistica definita come la scienza dell'infinitesimale. È importante da capire perché è proprio su questo livello che la tecnologia Limbic Arc interagisce con l'energia, incluso il campo energetico attorno al tuo corpo. Da quasi 35 anni il dottor Cook sviluppa tecnologie che misurano le variazioni nel corpo umano in risposta alle sollecitazioni energetiche generate dal computer. Questa conoscenza e meccanica quantistica e benessere umano ci ha permesso di portare la tecnologia a un livello superiore, arrivando a Limbic Arc. Piuttosto che discutere le fondamenta di Limbic Arc e la scienza quantistica, ora voglio parlare di ciò che conta di più, ovvero come Limbic Arc può giovare a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici. Limbic Arc è strutturato in due parti. La prima parte è una libreria di campi energetici con informazioni che risiedono sui server di Limbic Arc. Queste sono espressioni logaritmiche assegnate dal nostro sistema per collegarsi a oggetti nel mondo fisico. La seconda è un'app web che permette di accedere alla libreria online e gestire i prodotti Limbic Arc in essa contenuti, chiamati InfoBoost. Chiamiamo i nostri prodotti Limbic Arc InfoBoost perché trasmettono informazioni attraverso quello che viene definito effetto di campo. Permettimi di chiarire, non stiamo parlando di informazioni che potresti imparare a scuola o leggendo un libro. A livello quantistico o subatomico, tutto ha delle proprie informazioni che gli consentono di interagire correttamente con tutto il resto. Per saperne di più sui campi energetici e sull'entanglement quantistico, controlla l'articolo di Wikipedia sull'azione a distanza. Il sistema Limbic Arc crea informazioni quantistiche e le fornisce nel campo energetico del punto zero in cui fai parte anche tu. Abbiamo osservato che queste informazioni hanno un valore a livello subconscio o autonomo. Questa non è scienza o pratica medica accettata nel mondo occidentale oggi, sebbene abbia dei corollari in alcune tradizioni mediche orientali. Limbic Arc non è destinato a trattare o diagnosticare qualsiasi malattia o condizione medica. Non dovrebbe essere usato al posto di cure mediche regolari, ma la nostra esperienza dimostra che si tratta di un'aggiunta preziosa alle massime prestazioni e al benessere umano in generale. Per diversi anni il dottor Cook è stato in grado di costruire un'attività multimilionaria con Zito, intorno a una tecnologia strettamente correlata alle informazioni energetiche generate dal computer ed espresse in modo appropriato. Ha fatto una differenza significativa nella vita di molte migliaia di utenti, per milioni di volte. La loro esperienza mostra che le informazioni possono migliorare prestazioni fisiologiche. Anche se questo aumento di informazioni energetiche non è stato misurato con la tecnologia attuale, i nostri utenti hanno segnalato molti vantaggi significativi. E tutto questo può sembrare nuovo e diverso, ma si ricevono benefici in un stato subconscio dalle informazioni per 24 ore al giorno e per 7 giorni su 7. Come ho detto, tutta la materia nel suo stato più piccolo è energia. Con Limbic Arc utilizziamo la tecnologia più avanzata per fornire queste informazioni utili, aumenta istantaneamente attraverso il campo energetico quantistico onnicomprensivo. Ora immagina di lanciare un grosso masso nel lago. Il livello del lago deve ora salire per adattarsi al volume spostato dal masso. Questo aumento potrebbe essere misurato fino a chilometri di distanza. Il campo energetico del punto zero funziona più o meno allo stesso modo, solo istantaneamente in quello che Einstein chiamava azione spettrale a distanza. Poiché l'energia della Terra è tutta connessa, la distanza geografica è irrilevante. Quando usi l'app Limbic Arc per scegliere l'infoboost più applicabile alla tua situazione in un dato momento, viene posta la tua richiesta personalizzata nel campo energetico del punto zero e il suo impatto sarà istantaneo ovunque tu sia nel mondo. Ad esempio, potresti scegliere una o due aree su cui vuoi concentrarti per un periodo di 8 giorni e potenziarli con Limbic Arc. Queste scelte possono essere modificate e mantenute rapidamente e facilmente attraverso i tuoi vari dispositivi, come lo smartphone e il computer. Ma dettagli più specifici su come tutto questo funziona scientificamente è spiegato in altri video sul nostro sito web.
Oggi ci concentreremo su come i nostri prodotti InfoBoost possono migliorare la tua esperienza di vita e benessere in generale, così come quello della tua famiglia e dei tuoi amici. Inizierai a goderti i benefici che migliorano la vita con rimedi relativi a molte sostanze naturali come vitamine, minerali, oli essenziali, erbe e molti altri. L'InfoBoost puoi selezionarlo quando vuoi e dipende interamente da te. Se conosci il tuo corpo, puoi crearlo in base alle tue esigenze specifiche. Dai nostri anni di esperienza, gli integratori o il cibo che stai assumendo come nutrizione possono essere potenziati dalle informazioni della nostra tecnologia, attraverso una comunicazione energetica verso il tuo corpo, amplificandone gli effetti. L'Imbicarc aiuta a potenziare i tuoi rimedi per godere di maggiori benefici, per il benessere e per migliorare in modo significativo la tua vita. Comprendiamo che ognuno è diverso e non tutti avranno bisogno dello stesso InfoBoost. Ecco perché abbiamo reso flessibile l'Imbicarc. Puoi modificare il tuo InfoBoost in modo che sia specifico per soddisfare le tue esigenze in qualsiasi momento di bisogno. Tu hai il controllo assoluto. E mentre il tuo InfoBoost selezionato sarà continuamente nel tuo campo energetico, abbiamo scoperto che anche la tua mente cosciente è importante per aumentare l'efficacia di questi potenziamenti. Per questo motivo che l'app Imbicarc include trigger periodici per coinvolgere la tua mente cosciente. I nostri clienti stanno riscontrando molti miglioramenti nelle loro vite dall'uso di Imbicarc. Alcuni di loro condividono le loro esperienze sul sito imbicarc.com oppure puoi visitare la nostra pagina Facebook Imbicarc Italia. Rendi il tuo benessere e le tue performance una priorità oggi stesso. Ottieni subito il tuo abbonamento all'Imbicarc. Siamo certi del funzionamento che questi prodotti avranno sul tuo sistema mente-corpo mentre interagiscono con il tuo campo energetico. Ecco, benissimo. Direi che questo breve video a cartone animato noi l'abbiamo comunque visto diverse volte, però penso sia stato molto esaustivo e semplice anche a livello di comprensione. Per cui la cosa incredibile è veramente come entrare in erboristeria virtuale da dove apprendere tutte le informazioni energetiche di cui noi abbiamo bisogno. Questo è l'Imbicarc e all'interno della libreria, come dicevamo prima, siccome noi ogni settimana abbiamo deciso comunque di trattare un argomento che è all'interno della libreria stessa, quindi come programma, questa settimana abbiamo scelto di parlare della motivazione, quindi la motivazione che poi ha tante cose dentro di sé e che comunque molte persone non riescano a raggiungere dei risultati per svariati motivi, che può essere dallo stress di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, ma anche da blocchi emotivi, da tante situazioni che non gli permettono appunto di raggiungere il risultato che vorrebbero ottenere. E stasera ce ne parlerà appunto la nostra Maria Mangiacasale, la vedo già pronta. Eccomi, Barbara. Sei, Maria? Grazie. Buonasera. Ci sono. Grazie, grazie di essere qua con noi. Grazie, bentrovati a tutti, è sempre un piacere essere qui. Prego. Stasera l'argomento è molto particolare, molto importante, perché sembrerebbe la motivazione una cosa conosciuta, no? Uno sa se ha una motivazione piuttosto che un'altra. In realtà cosa ci fa il Limbic, questo InfoBoost, no? Ho analizzato tutti i componenti della Limbic, poi magari dopo se mi date la condivisione poi più tardi possiamo far vedere un attimo come è formata questo InfoBoost e praticamente mi sono resa conto che effettivamente invece coinvolge il corpo fisico, emozionale e anche la parte più diciamo spirituale in maniera completa, cioè la motivazione. Ci vorrebbero serate per poterne parlare, quindi io sintetizzo stasera quello che diciamo sono le cose un pochino più note. Di motivazione oggi se ne parla tantissimo, ci sono diversi corsi, si acquistano tanti corsi sulla motivazione, ci sono diversi coach emozionali,
uno dei più conosciuti è Anthony Robinson, no? Americano. In Italia abbiamo Roberto Re, che fanno tantissimi corsi, a parte, diciamo, poi dei corsi più specifici aziendali. La motivazione oggi è forse anche sovravvalutata. Poi vi dirò dopo che l'eccesso di motivazione può portare una grossa ossidazione al nostro corpo fisico, e questo può essere corretto con il nostro famoso infobus, della motivazione. Quindi arriviamo per gradi. Intanto negli anni 50 si comincia a parlare di questa motivazione in maniera molto continuativa, perché cominciano a nascere diciamo, i venditori in America che vengono sostenuti da questa motivazione, nascono diciamo, le competizioni sportive che hanno bisogno di uno stimolo, quindi anche nel qualche Un attimino, volume. c'è qualcuno che ha il microfono Diciamo, aperto. quindi nasce sempre più una necessità di essere sostenuti a cercare di raggiungere i propri obiettivi in tutti i campi della vita, quindi in quelli lavorativi, in quelli scolastici, nei campi, diciamo, sportivi. Poi via via che passa il tempo cominciano a nascere le esigenze che possano motivare nella vita quotidiana, come può essere una dieta, come può essere un risultato scolastico, come può essere fare anche dello sport semplicemente per un benessere non sportivo, non competitivo, ma quotidiano. E tutti conosciamo, penso bene o male, abbiamo sentito parlare tutti, nasce questa, diciamo, semplificazione dei bisogni attraverso la piramide di Abraham Maslow, che è uno psicologo americano che individua quelli che possono essere i bisogni primari, i bisogni, diciamo, che non sono solo primari, ci sono i bisogni di sicurezza, i bisogni sociali, i bisogni di stima, l'autorealizzazione. Quindi forma questa piramide che indica, individua le varie aree in cui bisogna avere questa motivazione, questo obiettivo di fare. Che cosa significa motivazione? Motivazione è una parola, è un termine latino che significa muoversi, muoversi verso un obiettivo, quindi la motivazione è un fare. Però ecco, a parte questo, che sappiamo bene o male che per poter raggiungere i propri obiettivi bisogna fare, ci sono queste motivazioni, diciamo, esterne, che sono caratterizzati dalla società, da tutte quelle che sono, diciamo, le concorrenze attuali, quindi le prestazioni che bisogna avere per mantenere questo ritmo sempre più veloce che ha la vita quotidiana, ma ci sono anche delle motivazioni interiori che sono determinate da un modo di intendere la vita. La cosa che ho notato analizzando molto la motivazione con gli infobus diciamo, di Limbic, perché stasera siamo specifici in questo, è inutile parlare a livello teorico della motivazione, ne sapete anche più di me. Io sono un coach e un terapeuta motivazionale, però diciamo, nei corsi parlo sempre dell'eccesso di motivazione, perché oggi siamo arrivati a una compulsione motivazionale. Questa compulsione motivazionale negli ultimi anni è stata studiata anche in biochimica, anche dagli psicologi, ma anche da medici, procura un eccesso di dopamina. E questo va a procurare, questo eccesso di dopamina procura una sorta di dipendenza. Abbiamo sempre più bisogno di fare, sempre più fagocitati dalle attività che vengono svolte quotidianamente. La sera arriviamo ad essere completamente ossidati. Quindi si è parlato la settimana scorsa dello stress, ma questo stress, parecchio, una buona percentuale di questo stress deriva proprio da un'ossidazione dopaminica, che va poi nel tempo a impoverire il nostro corpo biochimico di tutte quelle che sono le sostanze necessarie per veramente sostenere giorno per giorno il valore della vita. Ecco che interviene Limbic, perché essendo tutti gli infobus degli equilibratori di quella che è, quindi equilibratori, cioè portiamo proprio un equilibrio perché ci portano nel campo punto zero dove tutto deve tornare in equilibrio, sia l'eccesso che la carenza di motivazione attraverso gli infobus viene di nuovo riequilibrata a livello biochimico. Quindi, se noi andiamo ad analizzare i componenti di questo infobus, troveremo degli antiossidanti molto potenti, come ad esempio una delle prime, che vi leggo, dopo magari se mi date la condivisione possiamo farlo insieme, l'aloe. Possono esserci anche tantissime altre, diciamo, situazioni, non so se mi.
Ho la condivisione, eccola qua. Così volevo far vedere un attimo tutti gli elementi, non tutti proprio gli elementi che ci possono essere, scusatemi, perché come la Barbara sappiamo che non abbiamo questa grande capacità, diciamo, tecnologica, però ce la faremo. Avremo la motivazione giusta, Barbara, per Sì, poter fare. è Ecco. vero. Allora, voglio farvi vedere senza SparScan, semplicemente la parte di tutti gli elementi che sono stati scelti dal team della dottor Cook per quanto riguarda gli infobus. Per i nuovi, gli infobus sono dei contenitori, io li considero delle scatoline, con dentro tutti gli integratori necessari per l'argomento che è stato trattato. Quindi la cosa più importante in questo caso specifico, ci sono degli infobus che sono già preordinati e fra questi non è un caso che viene preordinata la motivazione. Che significa? C'è già scritto, questo infobus si concentra sulla motivazione a scegliere una dieta o uno stile di vita più sani. Lo stile di vita più sani qui c'è di tutto. Ad esempio, diciamo, questo infobus io lo consiglio sempre per quanto riguarda i ragazzi che sono tornati a scuola e che magari non hanno la voglia e lo stimolo per portare avanti un progetto scolastico. Magari hanno scelto una scuola che era più un desiderio dei genitori oppure così un desiderio degli amici e quindi non hanno una vera e propria motivazione a concludere lo studio, quindi lo trascinano. Oppure per chi ha voglia di iniziare un percorso atletico, ma anche semplice, come una persona che deve iniziare un percorso di yoga, anche per un benessere personale o una palestra e quindi ha necessità di avere uno stimolo in più. Però, come dicevo, oltre a, come vedete qui, gli elementi che sono contenuti in questo infobus sono la maggior parte, ho notato, analizzandoli, che nei vari momenti, perché consiglio la motivazione sempre a tutti, sia chi deve sostenere, diciamo, un impegno che può essere lavorativo, scolastico, una dieta, appunto una palestra, ma anche chi ha un momento di stanca. Diciamolo in maniera semplice, un momento in cui non riesce a trovare una via, non riesce a trovare un indirizzo, oppure delle persone che si sentono depresse e quindi non hanno voglia neanche di andare a fare la spesa o andare semplicemente dal parrucchiere. Quindi la motivazione è anche vivere in maniera viva la vita di tutti i giorni, cioè piuttosto che trascinarsi tutti i giorni in una vita come il criceto, no? Cioè si va a questa ruota dove noi andiamo in maniera compulsiva a vivere tutta la giornata, ci sentiamo motivati magari dalla famiglia, ci sembra di essere motivati dalla famiglia o da chiunque altro, in realtà stiamo vivendo nella ruota del criceto. Come interrompere tutto questo schema? Con una biochimica che funziona, è il Limbic Arc che ce lo dà, perché è vero che la motivazione è emozionale e possiamo potenziarlo dopo, vi parlerò velocemente del CERT, ma prima di tutto bisogna che il nostro corpo fisico abbatta l'ossidazione compulsiva della dopamina e di tutte quelle sostanze che sì che è vero che possono in qualche modo sostenere la motivazione, ma possono anche diventare delle droghe. E allora noi dobbiamo eliminare tutte queste tossicità e non è un caso, come vi dicevo prima, che nel nostro infobus noi abbiamo anche, diciamo, dei grandi depuratori, come può essere l'aloe, cioè abbiamo l'argento nitricum, l'arsenicum, cioè ci sono dei rimedi omeopatici che servono proprio per detossinare il nostro corpo. Ma ci sono anche dei fiori di Bach, ci sono anche una cosa molto importante, in questa infobus ci sono tutti quelli che sono gli effetti collaterali degli imponderabili, l'elettricità, i raggi gamma, gli infrarossi, i microonde, radio, ultravioletto. Uno può dire cosa serve tutto questo come influenza una motivazione, la influenza. Perché se il nostro corpo fisico è mandato in blackout dagli effetti collaterali degli imponderabili, come anche dalle muffe, ce ne sono diverse. Ora vi prendo solo le prime per non annoiarvi, tipo l'alternaria. Cioè ci sono delle muffe, ci sono gli imponderabili che vanno a intossicare il nostro corpo fisico. Di conseguenza non abbiamo la forza fisica e quindi la motivazione per condurre una vita più felice e gioiosa. La motivazione serve a tutti, addirittura io la faccio mettere
È da 10 mesi ormai che sono in limbic, quindi sto utilizzandolo con successo, devo dire, sia su me stessa che con le persone che si rivolgono a me, e faccio usare motivazione anche per chi vuole proteggere la propria casa. Motivazione nel momento in cui si deve fare una scelta e una dieta. Quindi anche la nostra casa ha bisogno di avere la motivazione, cioè di trovare quell'equilibrio nel campo punto zero che ci dà Limbic affinché noi possiamo vivere una vita più serena e felici, sia dentro le nostre mura domestiche che fuori. Quindi, concludendo, Barbara, poi se ci sono delle domande, possiamo passare alle domande. Nel momento in cui una persona si sente depressa, invece di pensare a una depressione, può pensare a un'ossidazione, a una compulsività che ha creato nel corpo un blocco. Quindi può fare sia tutte quelle che sono lo sappiamo, non possiamo assolutamente dire che non si possono prendere le medicine. Uno farà tutto il suo percorso da uno psicologo, farà il percorso dallo psichiatra, farà il suo percorso medico, ma inserite motivazione nei vostri infoboost. Inseritelo nel momento in cui dovete fare nuovi progetti, nuovi programmi, perché serve per avere più chiarezza mentale, più forza energetica e soprattutto se l'abbiniamo al CERT, che sappiamo che è un programma assolutamente motivazionale, quello sì, emotivo, e va a togliere tutti quelli che sono i blocchi che ci impediscono nella motivazione vera, che è quella di avere una vita equilibrata, serena, avere la forza di saper affrontare qualsiasi disagio senza essere nella compulsività. Io molto brevemente ho fatto questo riferimento più al limbic che alla motivazione, perché ognuno di noi penso che abbia fatto nella sua vita un corso motivazionale o abbia scelto un coach motivazionale per fare determinate scelte. Quindi quello che ci tengo è che la biochimica nella motivazione è fondamentale. Puoi lavorare con i CERT per eliminare tutti gli ostacoli che noi abbiamo dentro di noi, che ci impediscono a volte la pigrizia, a volte la voglia di non fare, non è solo depressione, è proprio a volte che non abbiamo voglia. Quindi attraverso il CERT noi possiamo eliminare quegli ostacoli che ci impediscono di avere motivazione nella scelta di una vita più serena e felice. Quindi io vi auguro buona motivazione a tutti e ringrazio Grande per... Maria, grazie, sei stata esaustiva, professionale, comprensibilissima per tutti, come sempre del resto. E riallacciandomi proprio a quello che hai detto, stasera c'è una persona che parlerà per la prima volta qui con noi, che è collegata da Macerata, lei si chiama Pamela e l'ho sentita appunto nel pomeriggio e si abbina benissimo alla sua storia, a quella che è l'argomento di stasera. Ci sei, Pamela? Ciao, Ciao, Pamela, Barbara. benvenuta, Buonasera a tutti. benvenuta, come stai? Bene, mi sentite? Sì, benissimo. Ok. Raccontaci un po' la tua esperienza in Limbic Arc. Innanzitutto vorrei ringraziare Marzia Botti che mi ha dato la possibilità di conoscere l'Imbic. Ero molto scettica, sono sincera, e lei mi ha dato questa possibilità di conoscerla a fondo. Allora, la mia esperienza, io ho iniziato con le tre basi, digestione, calma e anti-age. E adesso sto facendo un percorso per l'intestino, perché ho anche problemi di intestino riguardo a tolleranze, queste cose qua. E penso che c'entra anche il fatto della motivazione, perché in alcuni momenti mi vedo più gonfia. Un'altra cosa che sono rimasta sbalordita, come dicevo oggi pomeriggio, io lavoro in un'azienda da 23 anni. E ultimamente stavo pensando di cambiare lavoro, ma la cosa strana da quando ho iniziato l'Imbic, allora torniamo un attimo, scusate, sono No, emozionatissima. ma figurati Pamela, stai tranquilla. Prima È di bello iniziare sentire le persone emozionate perché sono vere. l'Imbic mi succedeva questa cosa. Io mi alzavo la mattina. Mi suonavo la sveglia, mi sedevo sul letto e a pensare di andare al lavoro mi veniva da piangere.
Io andavo al lavoro, non avevo più voglia, non che adesso sprizzi di gioia, però non ce la facevo più, veramente. Ero arrivato a un punto che pensavo addirittura veramente di essere su un punto di depressione, e invece da quando ho iniziato l'Imbic questa cosa non mi succede più. Mi alzo diversamente, mi alzo con la consapevolezza che devo andare a lavoro, però questa cosa di sedermi, di piangere non è successa più. Affronto la situazione giornaliera in maniera diversa, ho attiva sempre la calma perché è una cosa che mi aiuta moltissimo anche nelle situazioni lavorative. Cerco di non arrabbiarmi più, quindi mi aiuta molto veramente. In alcune situazioni, anche con i colleghi, mi aiuta moltissimo. E anche nei Io. rapporti con la famiglia. Tu hai iniziato quest'estate, vero, a usare Sì, io ho l'Invitalk? iniziato a luglio e ora l'ho attivato anche ai miei figli e non lo mollo più, perché veramente io sto avendo dei risultati che non credevo veramente. Ci fa davvero tanto piacere sentire le tue parole, perché sono di grande aiuto per tutte le persone che sono qui con noi stasera. Grazie Pamela, grazie davvero. Volevi Grazie aggiungere a voi. qualcos'altro? Guarda, io voglio dire a chi sta ascoltando questa sera per la prima volta, come è successo a me, che io ho assistito a molte Zoom perché ero veramente curiosa di ascoltare le testimonianze della gente, anche cose, diciamo, che rimani veramente senza parole, non conoscendo questa nuova cosa. Provate veramente perché io sinceramente ho pensato che si butta veramente tanti tanti soldi in cose che magari crediamo che funzioni per alcune nostre esigenze, ma che a volte non è così. E io devo dire che non sto buttando nulla perché ci sono veramente risultati. Grazie Marzia, che hai creduto in me e io ho creduto in te in questa nuova avventura. Bello, veramente bello. Grazie di nuovo Pamela, grazie Grazie a di aver voi. contribuito. Allora, poi adesso invece darò la parola ad un'altra persona sempre nuova che anche lei usa l'Imbic da, mi sembra, giusto un mese, se non mi sbaglio. Lei si chiama Alessandra Mazzanti, è un'operatrice olistica, tra l'altro anche lei, quindi insomma è nel settore olistico da tantissimi anni. Noi ci siamo conosciute poco tempo fa, è venuta a casa mia, abbiamo attivato appunto l'Imbic e ieri mi ha raccontato una cosa che non potevamo assolutamente non condividerla con voi. Alessandra, ci sei? Alessandra? Ah, no, no, non la vedo. L'avevo vista, c'è il video, ma Sì, non vedo lei. prima c'era, sarà allontanata momentaneamente, diciamo. Sì, infatti. Allora, vediamo un attimino. Rosanna Giordano ha alzato la mano. Vediamo se eventualmente ci fa molto piacere se vuoi chiedere qualcosa o aspetta che attiviamo il microfono mentre aspettiamo Alessandra, che forse si è dovuta sistemare. Ho trovato questo messaggio da parte di Fabio Cerboni. E il dottor Fabio Cerboni con questo link e Sì, sono è con entrata. noi stasera Fabio Cerboni. Ecco, Sì, sono dottor entrata, Cerboni è quindi con noi. non so di cosa, cioè più o meno ho capito che parlate di quanto sia importante mettersi degli obiettivi e l'intenzione in questi obiettivi. Poi avete parlato di una tecnica, gli avete dato un Sì. nome, ma non riesco a capire Vabbè, ora che non è la cos'è. serata adatta appunto per approfondire. Comunque, se Mi si è invitato immagino, il dottor Cerboni, meglio che lui, state diciamo meglio di ognuno di raccontando. noi, anzi, quindi ti consiglio di approfondire con lui domani direttamente, senza nessun tipo di problema. Ah, perché domani c'è un'altra riunione, Ti un altro ringrazio. Zoom.
Grazie, grazie Rosanna. Ah, ok, grazie a voi. Allora, vediamo se riesco a mettermi in contatto con Alessandra. Non so che cosa sia successo. La vedevamo, vedo se riesco. Maria, vuoi intrattenere un attimino? Allora, sì, io volevo... Io cerco di chiamare Alessandra, grazie. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa che prima mi sono dimenticata. Nel momento in cui ci sono delle problematiche di salute croniche, la motivazione sostiene a credere profondamente nella guarigione. Come diceva Pamela prima, che non aveva la voglia di andare a lavorare, cioè il sostegno che dà l'IMBIC riportando il nostro equilibrio nel campo punto zero, ti dà poi la possibilità di valutare le tue priorità e quindi di decidere, anche se il lavoro si chiama lavoro, se no si chiamerebbe piacere, no? Ora dico una banalità, ma è così, però si affronta meglio, diciamo, la giornata con più forza fisica, energetica e anche mentale. Quindi la motivazione in tutti i momenti della nostra vita, quindi io direi a cicli, almeno una volta al mese, di fare un 14 giorni con questo infobus insieme a tutti gli altri. Per chi è nuovo, chieda alle persone che vi hanno invitato come funzionano questi tre infobus da scegliere, perché sono veramente facili. La cosa di Limbic è che non c'è bisogno di un esperto. Ora noi cerchiamo sempre di portare esperti, di parlare, insomma, di specificare, però effettivamente Limbic è per tutti, è semplicissimo ed è intuitivo. Ognuno di noi può scegliere quello che gli serve in quel determinato momento. E motivazione anche nel momento in cui ci sono dei dolori cronici. Io in questo momento l'ho attivato per delle persone che stanno avendo degli interventi chirurgici importanti, quindi per credere anche nel potere della guarigione. Quindi motivazione è veramente un campo vasto. Io ne ho parlato in maniera molto veloce perché siamo in una serata diciamo dedicata all'IMBIC, quindi non si può parlare esclusivamente di questo, però mettetelo come il parmigiano sui maccheroni, o meglio, come uso io il parmigiano dappertutto, no? Tranne che sulla colazione lo uso dappertutto. Quindi abbinato al CERT noterete dei cambiamenti evolutivi nella vostra vita immediati, perché il corpo va ad equilibrare biochimicamente ed emotivamente. Ho visto Gero che si è presentato, quindi se vuole fare un commento. Eccola, cioè, eccola. È arrivata Alessandra, si era assentata un attimo. Ci sei? Eccola. Ciao. Ciao Alessandra, buonasera. Oh, mi scuso per questa assenza, io qualche momento ma era la suocera di mio figlio, perché mio figlio è due giorni che è da loro per il semplice fatto che io sono positiva al Covid, quindi il figlio è andato a casa della ragazza, quindi ora mi chiamavano un attimo per sapere come stavo, ma tutto sommato sto bene. Penso che sia... Allora, Alessandra, mi fa piacere che tu ci sia, perché effettivamente mi farebbe piacere appunto che tu raccontassi la tua esperienza in Indicarche e quello che stai ottenendo soprattutto su una cosa in particolare. Allora, io su questa cosa, su questa cosa qui, guarda, veramente sono felice di poterla dire, ma ancora meravigliata, si può dire. Io ho già fatto altri detox nei miei anni di lavoro, perché lavorando nel mondo olistico poi capita spesso di utilizzare certe tecniche o di sperimentare anche alcuni percorsi proposti da colleghi, eccetera. Ogni volta che io ho fatto qualcosa di detox ho avvertito il fastidio della sigaretta. Però è stata una cosa, diciamo, io non sono una grande fumatrice, poche sigarette, però sempre fumato da quando avevo 15 anni. E magari però diminuivo, oppure potevo stare qualche giorno senza fumare, però poi riprendevo. Quindi l'organismo in qualche modo riconosceva una cosa tossica, però poi la reintegrava in qualche maniera. Quando io un mese e qualche giorno fa, sono andata a casa della Barbara e mi ha attivato l'IMBIC, per abitudine, perché tanto il fumo è una delle tante cose che facciamo per abitudine, sono salita in macchina e ho acceso una sigaretta. Io ho fatto due o tre tiri e l'ho buttata via. Cioè l'ho spenta, non l'ho buttata via. L'ho spenta e l'ho messa nel portacenere.
non ho realizzato tanto questa cosa, però ci ho fatto caso subito che c'avevo proprio un sapore che non mi piaceva. Questo era il tardo pomeriggio, quindi io sono arrivata a casa, ho cenato, dopo cena, per il solito discorso dell'abitudine, vado in terrazza, prendo le sigarette, accendo la sigaretta e la spengo dopo due tiri un'altra volta. A che ha cominciato a ripetersi e stavo dalla mia testa. Vabbè che ne fumavo poche, ne fumavo una magari la mattina, a volte una il pomeriggio, però due o tre la sera sì. Da lì a dire che io prendo una sigaretta, cioè io ci devo pensare adesso, e lo faccio perché mi piace sperimentarla questa cosa, ci devo pensare alle sigarette, cioè, ho smesso di pensarci perché non mi piace il gusto. Quindi ogni tanto ci penso, prendo la sigaretta, la accendo, la metto in bocca, faccio due o tre tiri e non mi piace e la butto via. Quindi continuo a sperimentare che il mio corpo ha deciso che la sigaretta è tossica e l'Imbic ha proprio portato a galla questa cosa, perché io non fumo più, quindi fumo, ci penso, accendo la sigaretta e poi la butto via. Fantastico. Quindi fumo di testa, ma non il mio corpo sì. Non ne vuole. Non so se sono riuscita a spiegare questa cosa strana, sì. Però io... l'hai spiegata benissimo. L'hai spiegata benissimo. Sì. E quindi, ecco, tu che sei nel settore comunque, anche come Maria, insomma, da tantissimi anni, anche tu fai tante cose, ecco, sperimentando anche per poter dare dei consigli, e comunque insomma questo è un risultato, diciamo, di sperimentazione, ma che sta funzionando molto bene, direi. No, è chiaro, a questo punto la sperimentazione c'ha già dei dati interessanti, perché è passato un mese, quindi ormai direi di sì. Proprio no, e poi comunque anche sulle altre cose, perché comunque io ho fatto gli InfoBoost base, e poi avevo messo l'altro ciclo, avevo messo una cosa sulle articolazioni perché c'avevo un ginocchio che mi dava fastidio. Devo dire che mi ha aiutato perché non ho più avuto questa problematica, questo ginocchio che probabilmente era lieve, quindi l'intervento di Limbic è stato sufficiente senza dover fare tanti altri tipi di trattamenti, al di là di quello che mi posso fare io da me, come sempre, insomma, ho le mie cose, però ho sentito che il supporto di Limbic ha dato il suo contributo, certamente. Sì. E poi, siccome mi piace trasmettere alle persone che conosco, che si affidano a me già da tempo, cose che io ho sperimentato su di me, mi sono data il tempo di vedere come andavano le cose. A questo punto penso che alle prossime serate ci sarà qualcuno che porto anch'io, perché posso tranquillamente dire come sono andate le cose su di me. E sì, vi facciamo un grande regalo, sicuramente. Sì, anche fosse soltanto per smettere di fumare, non ci fosse niente altro, sicuramente c'è tanto altro, anche fosse solo per quello, insomma. Davvero. A pensarci seriamente. Bellissima cosa, stasera una bellissima esperienza, davvero. Grazie Alessandra. Figuriamoci, grazie a voi. Grazie davvero, grazie infinite per il tuo contributo. Io adesso passo la parola a Gero Rinaldi, che è già qui collegato con noi, per, diciamo così, riassumere un po' la serata e concludere questa ora, direi, intensa e significativa. Grazie Barbara, è stata una serata bellissima. Complimenti a te, a Maria, alle testimonianze, veramente da bocca aperta. Anche se noi ne abbiamo passate anche forse, no, di bene, nel senso in lato positivo, da come era prima, dopo, saremmo ripetitivi, rivedendo appunto sempre le nostre esperienze, è bello sentire queste cose qua, perché ti dà proprio il senso che stai andando nella direzione giusta. Allora, innanzitutto vorrei dire, provatelo assolutamente, perché comunque è un lavoramento mensile, quindi lo potete provare anche per un periodo. Dopodiché rimarrete innamorati, evidentemente. L'altra cosa che vi suggerisco è di seguire il percorso, non solo affidarvi allo strumento e alla persona che si dedica a voi, perché qui c'è una cosa bellissima che non c'è da altre parti. Abbiamo una persona dedicata che ci insegna a usarlo, no? Questo è fantastico.
poi ci sono professioniste più o meno, diciamo, esperte che tolgono il proprio tempo ad altre cose, allora lì si passa proprio a un livello molto alto. Però tante persone che si dedicano proprio in amicizia e per amore, tanto se dai una cosa poi cambia di un'altra. Fate anche il percorso di imparare cos'è realmente la quantistica, non prima, nel senso, parallelamente non vi affidate solo allo strumento, ma vivetelo questa cosa, perché quello che forse è il nostro messaggio di vivere tutti qui a fare questa cosa, che ovviamente ci appassiona, ci piace, ci dà soddisfazione anche a livello professionale, perché no? Ma il messaggio è proprio di portare una cosa nuova nel mondo che aiuta le persone davvero, ok? Perché siamo davanti a dover superare degli esami importantissimi negli ultimi periodi. Sappiamo benissimo che già c'era comunque il fatto che abbiamo toccato il lavoro, già andare a lavoro, occuparsi delle bollette è già una cosa pesante per un essere umano, no? Poi diventiamo anche che dobbiamo combattere con diversi attacchi che arrivano e sappiamo anche quant'è la percentuale ormai degli attacchi che abbiamo, che viviamo intorno e sentiamo sempre usate da ogni parte. Questo è triste davvero tanto. E non per ultimo adesso è questa situazione così strana che a un certo punto è arrivata, c'è caduta dal cielo, che le cose non sono più come una volta, cioè, tutto strano, tutto decisioni prese strane, cioè, molte persone vivono con la paura perché non sanno più che cosa sta succedendo nel mondo. Ecco, l'Indicac è come fosse davvero, cioè, un'arca che ti prende e ti porta per mano, ok? Non fai miracoli, però ti dà una serenità incredibile. E questo è quello che potete raccontare tutti, vi darà una serenità incredibile. Da lì a riorganizzare la propria vita è il passo veramente bello, perché inizierete a vedere meglio mezzo a questo buio e a ritrovare la strada. Quindi se deve essere la strada quella di fumare, arriverà. Se è la strada di migliorarsi la vita, arriva. Se è di guarire perché volete la guarigione, avete capito che forse lavoravate davvero e non ci vedevate più. E anche quella, perché ne abbiamo sentito. Io sono di quelli. Quindi l'Indicac è qualcosa di straordinario. Non va visto come uno strumento, ma visto come un viaggio da intraprendere, perché riporterà veramente a cambiamento. Grazie a tutti quelli che ci dedicano, a Barbara per prima, perché è bravissima, Maria straordinaria, e poi tutte le altre che siamo sempre parlate. Grazie a tutti. Barbara, ti lascio la parola. Grazie, grazie Gero per la tua chiusura e ringrazio Maria col cuore e ringrazio anche Pamela e Alessandra per aver contribuito con le sue esperienze. Ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte.